Sono già più di 500.000 i profughi in fuga, quinto giorno di conflitto. Mentre siede il tavolo della diplomazia, in Ucraina sembra rallentare, ma non arrestarsi, l'accerchiamento di Kiev, quasi completo secondo l'esercito russo. Una colonna di mezzi militari, infatti, lunga 5 chilometri, sta marciando verso la capitale e le infrastrutture restano sotto tiro. A Tenaglia, intanto, si stringe l'assedio su Mariupol per avere in pugno la città portuale, strategica e da giorni, non a caso, bersaglio dei bombardamenti, per disegnare un possibile corridoio terrestre tra la Crimea e il Donbass. A 85 chilometri da Mariupol cade in mano russa la città di Berdyansk. Una pioggia di missili si è abbattuta su Kharkiv, seconda città nell'est del paese, che ieri era riuscita a respingere un tentativo di incursione delle forze speciali russe. Bombardate le zone residenziali, almeno 11 civili sono stati uccisi e decine feriti, secondo il governatore regionale Sine Gubov. Un video mostra i danni sulla città di Chernihiv. Secondo il quotidiano britannico Times, oltre 400 mercenari russi del gruppo paramilitare Wagner sono entrati in Ucraina con la missione di assassinare il presidente Zelensky e altri membri di spicco del suo governo.